Nel giorno in cui la UEFA richiama Barça, Chelsea e Inter per i bilanci in tempesta, ci pensa il Chievo a mostrare la via maestra per sposare finanza e spettacolo. Dopo la convincente prestazione di Brescia, gli uomini di Pioli fanno ritorno al Bentegodi per affrontare il Napoli di Mazzarri e De Laurentiis, secondo in classifica alle spalle del Milan e reduce del sonoro 4-0 rifilato alla Samp dell'ex Di Carlo. Agli ordini del signor Orsato, il Chievo inizia subito a intrecciare le trame del proprio gioco, guadagnando campo e rendendosi pericoloso prima con Sardo, che non riesce a correggere a rete il suggerimento di Moscardelli, e poi con il redivivo Mandellone, che sugli sviluppi di un corner non riesce a bissare la rete siglata domenica a Rigamonti. Ma lo show vero e proprio inizia al 20esimo, quando Moscardelli riceve palla e regala al Bentegodi un biglietto omaggio per il cinema 3D. Incontenibile la gioia dell'attaccante, che va ad esultare sotto una galleria in tripudio. Grande prodezza del numero 80, che stoppa di destro il lancio di Capitan Pellissier ed esplode un sinistro a giro che va a trovare un angolo di porta che nemmeno De Sanctis sapeva di avere. Capolavoro balistico del Mosca, a cui Paolo Cannavaro non può che assistere dal suo posto in prima fila. Il Napoli accusa il colpo e mentre Pellissier manda in tilt la retroguardia partenopea con le sue progressioni, Moscardelli non riesce per un soffio a piazzare il colpo del knockout. Il Napoli boccheggia senza idee e non bastano un intervento sballato di Sardo e uno scivolone di Andreoli per innescare la scintilla di Cavani, che se la prende col terreno di gioco. Nel secondo tempo Mazzarri manda in campo il desaparecido Lucarelli per dare maggior peso al reparto avanzato, ma è ancora il Chievo a dirigere l'orchestra. Al quinto minuto Sardo si traveste da Cristiano Ronaldo, controlla di petto una palla vagante, salta due uomini con un tocco da attaccante di razza e deposita la sfera alle spalle di un impotente De Sanctis. Spettacolare lo spunto del terzino di Pozzuoli, che trova la combo da PlayStation e manda in delirio il popolo gialloblu. Chievo 2, Napoli 0, palla al centro. L'atmosfera si fa elettrica e il Chievo continua con gli effetti speciali. Al 20esimo eccellente suggerimento di Constant per l'indomabile Pellissier, che carica in maniera esagerata la barra della potenza e scarica a lato di De Sanctis il suo proiettile al plasma. Regolare la posizione della punta, che scivola tra i due centrali difensivi come una lama nel burro, ma non trova il colpo del KO. Poco più tardi altra iniziativa da Xbox di Sardo, che inanella una serie di tocchi da giocoliere e libera una frustata da 20 metri che vale da sola il prezzo del biglietto. Da Harlem Globetrotters l'iniziativa del difensore, che però non riesce a perforare la porta azzurra. Il Napoli prova la reazione, ma le uniche occasioni degne di nota sono un innocuo passaggio di Amsic per Sorrentino e il cross in area che genera lo scontro tra il portiere ed Andreoli. Il centrale gialloblu alla peggio ed è costretto ad abbandonare anzitempo il rettangolo di gioco, pare comunque senza grosse conseguenze. Cavani prova a fare la voce grossa 10 minuti dal termine, ma l'incornata del capocannoniere di Serie A sfila sul fondo senza pericoli per Sorrentino. Il Chievo non si accontenta e sul ribaltamento di fronte solo l'immedesimazione di Moscardelli nella clemenza del buon samaritano evita al Napoli il colpo del 3-0. Da uomo di grandi valori le lacrime di sconforto dell'attaccante al momento della sostituzione, da grande pubblico l'applauso del Bentegodi. E la partita termina qui, con una prestazione maiuscola che proietta il Chievo a quota 30 punti e a più 9 sulla zona calda. Con ancora 15 gare di fronte, non ci resta che sognare.